E vai trovare pièce de Marianne. 3, 2, 1. Hai trovato Marianne? Se la vedo. Sì, dove adesso vede, dove lei si trova e chiede Nel se, laboratorio. chiede se Marianne ha d'accordo lavorare con lei in questo Sì. seance ipnotico. Ok. Sì, accetta. Dile che sei un'amica della mamma. Sì, lei non si ricorda di me. Ok, molto bene. Allora, Mariana si trova adesso nel laboratorio. Sì. Chi è proprietario del laboratorio? Chi lavora nel laboratorio? Perché Mariana ha un sindrome di Angelman. Ok? Adesso cerchiamo di trovare la possibilità di eliminare il più possibile tutte le cause che causano questa malattia. In che laboratorio si trova Mariana? Cosa stanno facendo adesso? In un laboratorio sottoterra. Laboratorio sottoterra. Chi sono responsabili? Rettiloidi, grigi, chi sono? Tutti e due, rettili e grigi. I rettiliani e i grigi, ok. In che posizione lei si trova? Lei si trova in qualche cilindro? No, lei è Fermata. proprio in un letto. In un letto, Ok. coricata, no, non coricata, ma metà seduta, metà coricata, ha le Fisse? mani Legate? fissate, legate, e anche i piedi. Lì non riesce a muoversi perché ci sono i computer e tutti gli apparati collegati a lei. Collegate a che parte del corpo? A quale La parte del corpo? testa, la spina dorsale, Ok. la gola e apparato genitale. Chiama adesso il responsabile di questa operazione di Marianne. Chi è responsabile? Rettile ibrido. Umanoide. Ah, rettile ibrido umanoide. Ok. Che esperimento stanno facendo con Marianne? Di cosa si tratta qui? Stanno facendo cloni, stanno Sì, facendo stanno qualcos'altro? facendo i cloni e quattro sono quasi pronti. Ok. Questi cloni dove si trovano? Nello stesso laboratorio? Nello stesso laboratorio, sì. Ok. I cloni che stanno preparando cloni per Mariana, quanto danneggia nella Mariana, nella questa vita fisica, Mariana fisica? Quanto, dove danneggiano questi cloni? Ah, soprattutto la parte del cervello. Ok. Linguaggio, apparato Epilepsia anche? digestivo, sì. Epilepsia anche risultato dei cloni? Sì, una parte. Ah, una parte, ok. L'altra parte chi arriva epilepsia? L'altra parte Vaccini. cosa? Vaccini. Ok. Questo sindrome di Angelman, dimmi adesso questo sindrome di Angelman. Chi ha lavorato, che quella ragazza è nata
che era concepita e dopo ha ricevuto questo sindrome di Angelman. Chi è responsabile di questo sindrome Angelman? Architetto. Ah, architetto? C'è un programma? Sì, modificazione genetica. Ok. Allora, in totale, perché era scelta Marianne? Come mai lei era scelta? È un essere cosmico avanzato? Sì, ma non vedo che viene dalla galassia, ma mi sa che la vedo nell'acqua. Nell'acqua? Cosa intende vedere nell'acqua? Un essere dell'acqua. Ok, lei è un essere cosmico, ok? Quanta dimensione, da quanta dimensione che lei perviene? Oh, mi fa vedere 24. Molto alta, ok? Della nostra galassica o delle altre galassiche? Mi fa vedere nella quindicesima Undicesima dimensione. galassica? Quindicesima Dimensione. dimensione, ok. È un essere acquatico, sì? Sì. Oh, e lei si trova in una pianeta dove sono tutti esseri acquatici, sì? Dell'acqua. Sì. Ah, per questa ragione che dicono che sindrome di Angelman, le persone amano molto acqua, sì? Sì. Provengono dalla pianeta dell'acqua e può darsi che per quello scelgono loro, perché è una dimensione molto alta e fanno ottusione del memorio, PS, della parte subliminale. Quanto hanno tolto parte subliminale a Marianne prima di reincarnazione in questa vita sulla Terra? Adesso in questo momento ha 2%, quasi niente. Proprio tutto. L'altra parte, ok. Allora, guardiamo composizione dell'essere di Marianne. 2% parte subliminale, 2% parte cosmica. L'altra parte cos'è? Ibrida. Ibrido. Sì. Genetica, guarda di che genetica hanno montato, con chi hanno Hanno una ibridizzato. parte di striscianti, rettili. Rettile, ok. Questa è una grande parte di rettili e poi una piccola parte di robotizzato. Robotizzazione. Ok. Allora, ora, in poche parole, adesso chiama anche la mamma, padre, tutte le sorelle, Sì. e dille di partecipare in questa ipnosi di Marianne. E in più, anche loro devono lavorare con loro parte subliminale, ok? Sono arrivati tutti? Sì, ma la sorella si è messa da parte, da un po' più lontano dalla famiglia. Sorella? Ok, non fa niente, dopo guardiamo con la sorella cosa. Allora, ora, la prima cosa che andiamo a eliminare programma da architetto. Andiamo con Marianne da architetto. 3, 2, 1. Sì, Il siamo lì. computer generatore principale. Adesso guardiamo che programma è stata messa Marianne dalla sua nascita sulla Terra, quando la prima volta si è reincarnata. Allora, anzi, prima di tutto
nel suo computer c'è registrato che lei non doveva neanche nascere. Ah, ok. Ok, nel senso non doveva nascere nel spazio fisico, ma Sì. era già sotto controllo nel corpo eterico, sì? Il Sì. corpo eterico già nel laboratorio stanno lavorando, sì? Ok, allora cambiamo il programma, eliminiamo tutta questa programmazione. Di che programma si tratta ancora? Ok. Cambio genetico, un'altra cosa c'è per Marianne nel programma di architetto? Cambio genetico, mutazione. Ok. Autodistruttivo, qualcos'altro, autoimmune, sistema, tutte queste malattie c'è, no? Cosa c'è Sì, ancora? ma autoimmune, sistema autoimmune, fallimento del sistema immunitario. Ok. Anche c'è un registro di paralisi. Ah, ok. Tutto quanto adesso dille a Marianne, cambiare tutta la programma, eliminare programma dal generatore del computer di architetto. Lei deve lavorare adesso come PS parte subliminale. Le ho mandato tutta l'informazione che abbiamo sull'ipnosi. Ok, una pallina di informazione, ok, e lei adesso deve fare la formula, Mi sta eliminare il suo. scostruendo. Ok. Ha messo un programma che cambia tutto Repertorio. nel suo computer. Ok, in tutti timing, come si chiama In tutte in le linee italiano? temporali. Linea temporale, sì. Ha fatto tutto. Adesso torniamo nel laboratorio. 3, 2, 1. Ok, guardiamo questi cloni. Sono quattro cloni in totale? Sì. Qu sono cloni tutti femminili o anche maschili? No, due maschili e due femminili. Ok. Un clone che è già mezzo pronto, quante percentuale ce l'ha già? Quasi Cloni quasi pronti. pronti. In poche parole, quanta PS hanno tolto da Marianne per fare tutti questi cloni? 98. 98%. 98% tolto. Parte subliminale da Marianne per fare Per vivi i i cloni. cloni. Allora, i cloni doveva rappresentarsi dove i cloni? Sulla Terra o sull'altro Sulla pianeta? Terra, uno sulla Terra e altro sull'altra planeta. Ok. Questo sulla Terra, come si chiama? Maschile o femminile? Femminile. Femminile. Il nome com'è? Diana. Diana, cosa doveva fare sulla terra Diana? Riproduzione. Ah, come sempre, riproduzione. Che professione doveva fare? Avvocato. Avvocato. Avvocato, che riproduzione. Ok. Ora chiama tutti i responsabili di questi cloni.
Il capo più importante che c'è Sì. nella operazione di Marianne, Sì, con la ibrida, quello Natalia Emanuele. ibrido. Chiedi come si chiama, voglio un poco analizzare perché voglio chiedere un po' informazioni sul clone. Com'è il suo nome? Rai. Ah, ok, Alina, connettete, prego, entriamo. Canalizziamo un po' questo ibrido. Rai 3, 2, 1. Rai. Buongiorno, Rai. Presente. Per esempio. Dimmi, perché avete scelto Marianne? Perché un grande potenziale. Un grande potenziale in che senso? Ha una vasta parte subliminale. Ok. Diana, avete preparato Diana per arrivare qui sulla Terra, sì? Diana cosa doveva fare? Avvocato? Sì, di professione avvocato, sì. Riproduzione, sì? Adesso Sì. mi spiega questa situazione. Se il clone va sulla Terra, ok? Nell'altra vita di Marianne cosa succede? Non può più rinascere? Non può più reincarnarsi perché non ha più parte subliminale. Cosa succede con la vera Marianne? Rimane collegata al laboratorio. Per sempre, non può più nascere nel mondo fisico? Sì, finché non decidiamo di lasciarla. Ah, in poche parole. La vita di Marianne, tutta l'esistenza di Marianne nei vostri mani, sì? Sì. Quante sono così persone umane, io parlo di umane, non di cloni, come Marianne nei vostri laboratori, quante sono in totale? 2.300.050. 2 milioni. In poche parole, tutte queste persone che prendete i cloni sono importanti, hanno potenziale importante nella parte subliminale, sì? Sì. E un'altra cosa, un'altra domanda. Quando voi fate clone, ok? Dovete sempre togliere da una persona la parte subliminale perché il clone altrimenti non sopravvive. Sì, Ma voi non ha sentimenti, non ha emozioni, non ha spirito. ok, in poche parole voi vi fate nutrizione energetica anche dai vostri cloni o no? Clone produce energie per voi? Non esattamente. Ah, spiegami come. Voi non prendete energia dai vostri cloni? No, ma prendiamo l'energia della creazione dei cloni. Ah, prendete energia dalla creazione di cloni. Ma il clone non produce energia. Perché il clone non produce energia? Spiegami. Perché non è 100% umano. Nonostante avete rubato già parte subliminale da noi, ok? Ma non siete riusciti a fare che i cloni producano energie per voi. Allora, Ci che cosa serve, cloni? stiamo lavorando. Ah, state lavorando. Cloni serve solo. Ah, ho capito, ho capito. A che cosa servono i cloni? A riprodurre
Allora, il clone, in poche parole, arriva nel mondo fisico o partecipa solo nell'astrale e eterico? Nel mondo fisico e partecipa anche nell'astrale al nostro comando. Nel mondo fisico un clone può sposarsi, per esempio Diana può scegliere un uomo fisico o deve Certo. sposarsi, certo, o deve solo riprodursi con clone con clone? Si No. riproduciscono con umani. Ah. Quanti anni state facendo tutto questo? Quanti anni, milioni Già state facendo? dall'inizio. Dell'inizio dell'universo, sì? E Dall'inizio. Da chi quando tu? si è trovato l'umano sulla Terra. Ok, allora il vostro boss, il capo, chi è? Il Il vostro capo. creatore. E chi, come si chiama il creatore? Un architetto. Vuol dire il computer, no? Sì. Sistema, una programma. Siamo tutti programmati. Siamo tutti programmati. Tutti lavoriamo per l'architetto? Sì. Il gioco, tutto questo gioco è iniziato chi è architetto? E come è arrivato architetto? Tu non ce l'hai informazioni abbastanza? Stai collaborando con tutti i polpi? Tu Non ho questa collabori? informazione. Ah, allora sei piccolino. Non collabori né con polpi né con draconi, no? No. Stai lavorando solo nel tuo. Per questa Sì? creazione di cloni, no. Lavoro per conto mio, nel senso per il Ah. mio lavoro è questo. Ah, ok. Ok, grazie mille per la discussione, grazie mille per l'informazione. Lo sai come finisce adesso tua vita? Dove finisce? Perché Marianne non è d'accordo a dare parte subliminale sua per vostri cloni, capisci? Non ha dato consenso, no? Marianne non ne vuole. Non è che lei Tanto decide per la vita di Marianne. saranno altri che procederanno. Lo so, purtroppo è la situazione triste. Ok, disconnect Lina da questo umanoide, disconnect 3, 2, 1. Ok, va benissimo. Allora, perfettamente, adesso Marianne ha visto tutto quanto, ok? Ha capito anche lei che se noi adesso non interveniamo, la seconda vita vede come fa. Vuol dire, lei ora toglie la sua parte subliminare dai tutti e quattro cloni. Controlliamo anche nel timing, come si chiama quella Linea linea temporale. temporale, se non ci sono altri cloni, ok, controlla adesso, fai Sì, ci scanner, sono. quanti in totale? Noi, tanti, 3067. Ecco perché non funziona la sua testa. Allora, in tutte queste linee temporali, Marianne recupera la sua parte subliminale, apriamo grande, grande buco nero nell'altro universo e buttiamo tutti questi 3.000 cloni, tutti questi che hanno lavorato, ok? Umanoidi, rettiloidi, grigi, con tutte le laboratori. 3, 2, 1. Sì. Allora, Cosa sta succedendo? le ho buttato tutto e
È contenta nel senso si è liberata. Finalmente, ok. Adesso controlliamo parte subliminale. Prima che Mariana, non solo che hanno usato nei cloni, adesso prima di reincarnarsi sulla Terra, vediamo quanta parte subliminale hanno tolto a Mariana prima di reincarnarsi sulla Terra. Torniamo al momento dell'inizio. Ok? De Marianne, 3, 2, 1. Da dove lei arriva? Da che pianeta? Del pianeta acquatico. Ok, perfetto. Perché lei ha deciso di arrivare proprio sulla Terra? Non ho deciso, è come è stata aspirata. Ah, hanno preso per forza, sì. È stata aspirata per chi? Da chi? Dall'architetto. Lo vedo come sulla pianeta, tipo come aspirapolvere, ma uno che si collega alla pianeta, tipo è l'aspirata fino al tunnel dove si trova adesso. Fino al tunnel, ha sperato fino al tunnel e prima di reincarnarsi sulla Terra hanno fatto amnesia, hanno tolta memoria a lei. PS, Sì. quanto tol PS? 54. Subito metà. Ok. Allora, adesso prima che lei si reincarna, noi torniamo in questo processo, quando lei è stata aspirata, prima di entrare sulla Terra, lei non dà più consenso a togliere la sua parte subliminale. Ok? E lei va all'incarnazione sulla Terra con tutta completa parte subliminale. 3, 2, 1. Sì. Perfetto. Ora andiamo, guardiamo i contratti globali. Quanti contratti globali ce l'ha Marianne? 3, 2, 1. 64. Oh, molte. Il responsabile chi è? Chi tiene tutti i Draco, il contratti? Draco. Drago. Drago, Drago, come questo drago? Di che colore Un drago rosso. è? Drago rosso, ok. 64 contratti globali, moltissime. Di che si tratta più o meno? Più o meno. Guarda un paio. Di che si tratta? Che vita doveva avere Marianne? Schiava di se stessa, salute, indipendenza, mutazione, Mutamento. sofferenza. Sono tante. In poche parole di tutto. Ok, adesso, visto che Marianne vede e lei non dà consenso a quel drago, ok, non fa firmare nessuno di questi 60 contratti, lei distrugge tutti questi contratti, apriamo il buco nero e buttiamo tutto via. 3, 2, 1. Fatto. Sì, fatto. Come si sente adesso Marianne? Svelta. Ok, allora torniamo. Adesso torniamo sulla Terra e facciamo un po' il corpo fisico. Guardiamo corpo eterico, corpo fisico, corpo astrale, mentale. Guardiamo il corpo mentale. Cosa c'è dal corpo mentale ancora? Quanta roba c'è? Ok, Apparecchio. questo apparecchio chi ha montato? Rettili. Ok, chiama questi rettili. E questo apparecchio cosa fa? Cosa causa nel corpo fisico questo apparecchio? Il caos nella testa.
Allora, si toglie questo apparecchio e apriamo il portale e buttiamo. Apparecchio e tutti i rettili. 3, 2, 1. Dille anche a Marianne, a tutto il corpo emozionale, pulirsi con le sue mani, rotolare, rotolare, fare una palla e buttare tutta questa palla via. Tutte emozioni negative, tutte le sofferenze, tutti i dolori, tutto. Tutte vibrazioni basse. Ok? Adesso lei deve fare sincronizzare tutti i corpi. Corpo eterico, fisico, astrale, mentale, causale, spirituale, tutto deve sincronizzare. Sì, mi sta dicendo che è contenta, le dice mi piace questo gioco. Ok, piace questo gioco, bravo. Si sincronizza tutti i corpi e vediamo adesso tutte le chakre. Tutte chiuse. Tutte chiuse, ok. Quando le chakre sono chiuse vuol dire che il flusso energetico non fluisce sui organi e gli organi si ammalano nel corpo fisico sicuramente. Ok, allora rimette il lavoro in funzione a tutte le chakre mariane, si lavora con le chakre, apre tutti i Si canali, accende. perfetto, apri tutte le chakre. E ora facciamo scanner su tutti gli organi. Iniziamo dalla testa fin piedi. 3, 2, 1. La testa. Cervello. Cosa c'è? Se troviamo intrusi, parassiti astrali e loro apparecchi, dobbiamo eliminare. Impianto, Cervello, impianto sul cosa c'è? cervello Ok. che va su Questo tutta la impianto. schiena dorsale, prende tutti i neuroni, si collega ai tutti i neuroni fino alla parte bassa della schiena. Fino al coccis. Ok. È questo che causa epilessie. Cerebrale. Ho capito. Chi ha montato questo? Le Che grigi. è grigio. Quando arriva epilepsia, che energie loro scaricano, discaricano energie? Di che tipo Moltissima. energie? Moltissima energia. E dove parte Come questa energia? fosse una corrente che per esempio a casa quando accende tutti gli elettrodomestici e la corrente salta e quella corrente che salta è accumulo di tutta l'energia di questo Ok. contatore e da Mariana è la stessa cosa. Tipo si riscalda tutto il sistema di neuroni, energie e si accumula in un posto e lì E dove c'è questo esplode. apparecchio esplode e loro raccolgono questa energia. Cosa fanno loro con questa energia di neurone di Marianne? Cosa stanno costruendo, cosa stanno facendo, dove mettono questa In energia di navi, Marianne? navi. Navicelle stanno costruendo, sì. Sì. Sono solo grigi o anche reptiloidi? Grigi. Solo grigi. Da quanti anni hanno questo apparecchio, Da Marianne? nascita. Da nascita. Ok, chiede questo grigio, tutta ierarchia, tutto il capo, chiama tutto il capo, tutti quanti che hanno partecipato in questo esperimento, questa operazione.
togliere questo apparecchio, aprire il buco nero, buttare grigi con apparecchio. 3, 2, 1. Sì. Perfetto. Ora controlla tiroide. Ah, controlla orecchi, occhi, naso. Nelle orecchie ci sono Cosa c'è? apparecchi. Ok, perché cosa? Cosa stanno facendo? E chi è responsabile? Una responsabile di rettili. Ok. Causa tipo disequilibrio, mal di Ah, testa e quanto? acufeni. Ho capito, perfetto. Ok. Dile, chiama tutti questi rettiloidi che hanno istruito queste apparecchi nelle orecchie, Sì. togliere, apriamo il buco, portale e buttiamo tutto via. 3, 2, 1. Fatto. Brava, ok. Occhi. Io che no, solo ologramma. Ologramma, ok, togli tutte le ologramme, butta nel portale. Naso, bocca. Bocca in impianto, non Ok. Nella più nella gola che nella bocca, nella gola. gola, ok. Ho il tiroide, guarda, tiroide. Sì, dove c'è il tiroide? In quel posto, proprio nella Ok. gola dove deve rigurgitare. Ok, perfetto. Chi è il mostro? Chi è? Istruito questo apparecchio? Grigi. Ok, perfetto. Dille togliere questo apparecchio, apri il portale, butta loro con tutto apparecchio via. 3, 2, Tolto. ora guardiamo bene bene bronchi e polmoni. C'è una massa nera su bronchi e polmoni. Cosa vuol dire questa massa nera? Come si è accumulata, come si è fatta, chi ha fatto, chi ha messo questa massa nera? Come è Si è causato? installata nel momento quando non era ancora nata, nella pancia di mamma, nel grembo. E come questa massa nera cosa causa? Cosa fa e perché? Perché si è installata lì? Soffocamento, broncopolmonite. Ok, e chi ha messo questa massa nera? Il programma di chi era? A inserire questa massa nera? Come liquido di medusa, come si chiama in italiano? Ah, Medusa, Medusa, aspetta. Medusa, no. Ah, questa Medusa, questa nera, tipo non calmaro, tipo Medusa o com'è questo? Sì, Polpo? medusa. Non Medusa, è no? polpo, medusa. Medusa, ok. Allora, chiama questa Medusa, deve raccogliere tutta questa roba nera, toglie dai bronco i polmoni tutta roba questa nera. Apriamo il portale, buttiamo con tutta Medusa e questo nero. Via. 3, 2, 1. Si è tolto. Adesso anche elimina tutte le memorie di epilepsia, broncopolmonite, di tiroide, linfonoidi, blocchi intestinali, tutta questa cattiva informazione, anche tutta informazione dei vaccini. I residui Allora, buttiamo. dal suo cervello lei sta togliendo tutti i numeri tipo algoritmi che Ok. causano ancora questa informazione che è stata registrata. Bravo. Bravo. Lei sta dicendo adesso che le ho fatto vedere come funziona, lei lo sa come deve fare. Bravissima.
perché è recuperata anche sua parte subliminale, perché lei è molto intelligente. Tolto. Elimina, tolto, perfetto. Ok, allora i bronchi, i polmoni puliti. Guarda il cuore. Nel cuore c'è l'unico organo che funziona bene. Perfetto. Ma cuore è puro. Ok. Cuore puro come amore. L'unica cosa che la mantiene in vita. Perfetto. Ora controlliamo linfonodi e anche il sangue. Guardiamo parassiti, se ci sono qualche parassita. Sì. Adesso lei si fa antiparassitario, beve e elimina tutto questo. Siamo sulla limpa. Perfetto. Ho tolto i parassiti. Perfetto, tutto nel portale. Ok, ora controlliamo intestino, blocco intestinale e coliche. Serpenti. Molti sono serpenti nell'intestino. Serpenti, Proprio chi ha il nido di serpenti. il nido di serpente, perfetto. Per questo che hanno per Blocco. questo blocco e coliche gasose. Perfetto. Togli allora. Apri il portale, lei si toglie tutti questi serpenti. Invece una sorta di aspirapolvere sta succhiando via dall'ombelico questi Perfetto. via tutti i serpenti. Chi c'era il padrone, boss dei serpenti? Chi ha messo serpente nel suo intestino? Un'altra razza di rettili. Muovi poco a poco il tuo microfono perché sento strano, strano. Adesso ripete la Adesso parola. mi senti? Ah, meglio, sì, perché sembrava un suono molto strano. Perfetto, muovi tutte queste serpenti via, butta Sì, via. li ha tolto tutti dall'ombelico con aspirapolvere nel buco nero. Bravissima. Ora guardiamo energia sessuale e energia sessuale vuol dire energia della creazione. Contratto con xenomorfo. Ha un contratto con Xenomorfo, ok. Allora, da quanti anni? Da due generazioni, mi dice. Due generazioni. Reincarnazione. Sì. Perfetto. Lei elimina questo xenomorfo che si nutre solo di energia sessuale. Elimina e butta via nel portale con tutto il contratto suo. 3, 2, 1. No, aspetta, non è due reincarnazioni, è due generazioni, nel senso che sì, è la mamma che è lei, sullo stesso contratto. Anche la madre ce l'ha Sì, xenomorfo. lo stesso xenomorfo che lui si nutre della sua energia sessuale? Sì. Allora chiede anche la mamma di Marianne, anche lei deve eliminare, annullare questo contratto con questa entità che si nutre della sua energia sessuale. Apriamo portale e loro tutti e due, Ci ha Marianne e la dato mamma, buttano via. Perfetto. l'informazione, pallina di informazione a Isa. Tanto lei sta osservando tutta l'ipnosi.
de Marianne. E con la bocca aperta lei. Eh sì, chiaro, capisco, normale. Dice non ci posso credere. Purtroppo è così. Non è il movie qui, non è un film. Qui è la realtà. Triste nostra realtà dell'essere umano. Con tutti questi parassiti astrali. Ok, eliminiamo il contratto, buttiamo questo xenomorfo. 3, 2, 1, perfetto. Adesso controlla le ovarie di Marianne e vediamo se il retiloide o grigio non hanno tolto il... Sì, è tolto proprio le genitali, le ovaie, il grembo. Dove hanno messo? In un cilindro. E con questo cilindro dopo cosa fanno? Vogliono fare creazioni, ibridizzazione. Perfetto, ok. Allora, Marianne adesso non è d'accordo. Prima di togliere tutta varia questo e tutto l'altro, Marianne dice stop. E loro non possono fare nulla. Apriamo il portale e buttiamo loro via. 3, 2, 1. E lei recupera tutte le sue cose che appartiene a Marianne. Sì, è tolto. Ha preso. Perfetto. Controlla le gambe. Mani, braccia, gambe. Non c'è qualche apparecchio? Sì, un filo sulle mani, sulle braccia, sulle caviglie, tipo come marionette. E chi fa questo filo? Chi mantiene? Un grigio. Allora, dille a questo grigio, togliere tutti questi fili, Mariana apre il portale e butta lui via con tutti questi suoi fili. 3, 2, 1. Perfetto, brava, bravissima Mariana. Ora guarda dalla testa in piedi, fai un scanner, se c'è qualche rimasto, qualche apparecchio. Oh, sorry, deve fare rosso, colore rosso. C'è ancora nella testa, nella ghiandola pineale. Cosa c'è? Il trasmettitore. GPS, no? Per seguire Sì. Marianne? Perfetto, Marianne adesso toglie via e butta via nel portale. Sì. In più, controlla una cosa che ti volevo chiedere adesso, ci ho dimenticato. La testa GPS codice. Cavolo, ho dimenticato cosa volevo chiedere. Va bene, può darsi che arriva ancora. La testa, no? Qualcosa con la testa? No, 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 aspetta. GPS abbiamo tolto, che dopo non seguono più a Marianne. Hanno tolto. Nei tutte linee temporali. Nei tutte, ok. Nelle tutte vite sue. Quante vite aveva Marianne? Quante già aveva? Reincarnazione. 266. Pochissime, non è molto. Sì, erano tutte simili. Oh my god. Ok. Allora, un'altra cosa. Ora, ricontrolla di nuovo che non c'è nessun programma rimasto nel computer dell'architetto. Su Sì, Marianne. controllo del linguaggio. Perfetto, allora elimina anche questo. Adesso che hai eliminato il computer, hai iniziato a spegnersi. Perfetto, ok. Ok, in poche È parole come le... quel momento che lei ha messo quel dischetto programma all'architetto, è come fosse nel suo cervello, sai come si scrive le lettere, le parole, tutto torna indietro nel cervello, tipo il linguaggio. Nella memoria, perfetto, sì. Perfetto.
la sua memoria, come adesso la sua memoria funziona. Deve mettersi adesso. 33%. Deve recuperare tutto. Naturalmente in questa vita non lo sappiamo se recupera tutto. No, ma mi dice ancora 10% devono tornare. Perfetto. Parte subliminale. Adesso abbiamo eliminato anche la parte robotica. Lei, Sì. prima. Ok, perfetto, perfetto. Non c'è più nessun danneggio cambio genetico nel suo DNA? Sì, dobbiamo togliere dal DNA mutazione. Ok, perfetto. Perché è Togliamo in tutte le continua mutazioni? mutazione il suo DNA. Perfetto, esatto. Allora togliamo questo programma delle mutazioni. Sì, lei ha tolto tutte alveole che mutano. Perfetto, Si è bravissima. fatto tutta la DNA iniziale. Sana, Riprogrammata, no? è Riprogrammata riprogrammata, sì. sana. Perfetto, perfetto. Adesso tutto il corpo, ora guarda, corpo eterico, corpo fisico, tutti gli organi iniziano a lavorare come devono. Sì, adesso vedo il corpo eterico che sta tutto luce, luce chiara, Tutto sta lucido. pulsando, pulsando, lucido. È Perfetto, chiaro. perfetto, perfetto. Ha cambiato la sua anche vibrazione, si è aumentata, sì. Bravissima. Sì. Recuperata parte subliminale. Ora lei deve lavorare molto con la sua parte subliminale. Ok. Ho mandato tutta informazione con la pallina di informazione, come deve lavorare in Dell'ipnosi. seguito. Ora chiede alla sua parte subliminale di Marianne se lei vuole lasciare qualche messaggio a lei stessa, alla Marianne fisica, in questo mondo fisico. Sì. Cosa dice lei? Innanzitutto le vuole ringraziare la mamma per tutto l'amore che dà. Mentre che la mamma anche sta soffrendo, ma non sta dimenticando di Mariana, dà tutto quello che è possibile. Un grande grazie. Ha ragione, non è facile la vita di questa donna. Perfetto, brava Mariana, brava. Adesso recupera, lei deve recuperarsi tutta la forza. Se abbiamo, non è visto qualche, non c'è nessuno, né demone, niente attaccato a lei? Ma demoni non ci sono. C'era abbastanza rettili questi grigi tutto quanto, sì. Qualche Esperimenti, sì. No. esperimento. Non c'è nessun polpo? Polpo attaccato alla testa, Non qualcosa? Perfetto. vedo. In poche parole, non è rimasto nessun parassita astrale attaccato a Marianne. No, adesso lì si è messo una protezione intorno a sé. Bravissima, bravissima. Ora chiede a Marianne dove vuole andare. Vuole andare nella nostra Un'acqua. acqua? Nell'acqua? Ah, chiaro che nell'acqua vuole andare. Dice che da molto che non era un'acqua nuotare. Perfetto. Che adesso può andare a nuotare, ok? Regenerare tutto. Mette una extra funzione di rigenerazione di tutti gli organi che si rigenerano, recuperano le energie e le forze. E Sì. che i neuroni danno tutti gli impulsi che serve per gli organi. Che il metabolismo si mette a posto. Ok? Sì. Ora chiama la mamma. La mamma. Isa? Come Sì. Sì. si chiama lei? Sì, signora Isa. Ok. Allora, subito guardiamo cosa c'è lei.
da architetto, che programma ce l'ha Lisa? Autodistruzione. Autodistruzione. Ok, perfetto. C'è altri programmi? Salute e finanze Salute e e finanza, famiglia. ok. Famiglia, problema, ok. Tutti questi problemi, quattro, ok. Dille a Isa, visto che lei ha visto adesso ipnosi di Marianne, dille a cambiare, annullare tutto il programma da architetto. Autodistruzione, famiglia e finanze, tutto quanto. 3, 2, 1. Si sta cambiando, mi dice, oh cavolo, mi sono anche rotto le unghie. Scherzona. Sì. Gamba, bravissima. Ok, ha cambiato programma d'architetto? Sì, ha messo gli occhiali, ha cambiato. Perfetto, ora guardiamo subito i contratti globali per lei. 3, 2, 1. Quanti sono? 6. 6, ok. Chi mantiene i suoi contratti globali? Anche drago. Di che colore? Verde. Drago verde, ok. Dille, spiega Angela che questi tutti i contratti globali sono inganno nostro prima di reincarnarsi sulla Terra, ok? Hanno Sì. ingannato con questi contratti, come karma, karma cattiva. Allora, lei annulla, non è d'accordo più. Firmare i contratti, annulla questi contratti e butta nel buco nero. 3, 2, 1. Ok, adesso guardiamo anima. Anima di Isabella. Allora, di Isa. Anima. Quanta PS? Parte subliminale, quanta ce l'ha? Ce l'ha 88. Oh, lei è sveglia. Ah, lei è sveglia comunque. Ok. L'altra composizione, composizione del suo corpo cosmico, come composizione del suo corpo, com'è? Vogliono robotizzarla. Vogliono robotizzarlo, ok. E chi sta lavorando su questo progetto? L'architetto. Ok, elimina questo programma di robotizzazione. Eliminiamo il programma di robotizzazione. Sì. Ok, e lei torna. Da dove lei? Di dove? Di che pianeta, Isa? Parte subliminale, da dove arriva? Dell'ottava dimensione. In che pianeta? Come sono gli esseri Gli cosmici lì? esseri li vedo, di colore verde. Colore verde? Ma non è come Anna Maria? Simili, sì. Tipo, le piace un po', le piace natura, tutto quanto? Sì, fiori, alberi. Allora, essere della natura, ho capito, ho capito. Ottava dimensione. Allora, prima di reincarnarsi sulla Terra, lei non dà nessun permesso a rubare la sua parte subliminale. 3, 2, 1. Sì. Recupera la sua parte subliminale totale che ce l'ha. Quante vite ha fatto? Quante reincarnazioni ha fatto Iso? 1336. 1336, perfetto.
Più o meno queste reincarnazioni come sono state? Difficili, sofferenza. Tanta sofferenza. Ok, ora perfetto. Ora cambiamo la musica. Lei è eliminata su tutte time frame. Linea temporale. Eliminiamo tutti questi programmi di architetto e anche del corpo mentale. Si eliminano tutte le cose negative, distruttive o autodistruttive. Sì, un algoritmo che è uscito. Perfetto, elimina questo algoritmo. Sì, è buttato via. Bravissimo. Ora, le paure e ansie, da dove vengono? Chi entità? Che entità gestisce la sua paura e ansie? Di Isa. Il parassita astrale. Controllo mentale. Chi ha messo questo controllo mentale? Escono rettili. Ok, perfetto. Chiama tutti questi rettili che stanno controllando la sua mente. Sì. Ora, elimina tutti i programmi che hanno programmato il corpo mentale. Apriamo il portale, eliminiamo i rettili. 3, 2, 1. Sì, e Isa a uno che stavo togliendo, diceva: ma mi credi scema? Sì, purtroppo siamo scemi, purtroppo siamo stati scemi che abbiamo dato permesso a questi Ingannato. bastardi, ingannato a questi bastardi gestire le nostre vite. Brava Isa, brava. Allora, una cosa importante è trovare la causa delle allergie. Broncospasmo, asma che dopo viene. Chi causa allergie a Isa? Anche lei ha nei bronchi e anche sulla pelle, anche dalla Recettore tipo. medusa, sì, anche dalla medusa. Medusa, ok. Sono Da qua. tipo un liquido tossico che brucia la pelle, irrita anche bronchi, secca i bronchi, anche la pelle. Perfetto. Questa medusa com'è? Lei è arrivata? Chi ha dato comando a quella medusa? Cerchiamo adesso chi ha dato comando a questa medusa. Architetto. Ok, perfetto. Allora, eliminiamo questo programma delle meduse. Isa toglie tutta questa brutta schifa cosa delle meduse, apre il portale e butta tutto insieme. 3, 2, 1. Sì. Ora, perché lei sta usando molti farmaci di cortisone, elimina tutte le cose, come si chiama? Che causano dopo Residui. farmaci, residui di farmaci e le memorie, memoria, informazione, coso informatico di farmaci che lasciano nel Il corpo codice, umano. sì. Bravo, elimina tutti questi codici. 3. Si è tolto, sì, ma anche nell'intestino c'è anche da lei c'è serpenti. Perfetto, ok. Anche lei Toglie si è tolto queste. il serpente dall'ombelico. Perfetto, butta tutta via. E mi dice: mi sento più magra già. Perfetto. Allora, dille a Aiza. Isa, sorry. Dille a Isa, allora, togli, lo sai come fa? Scuoti, 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 butta tutti i parassiti via, fuori, in fila, al muro. Schiaccia al muro tutti i parassiti che ci sono ancora nel suo corpo Si energetico. 3, 2, 1. sta Quanti sono parassiti? girando su di sé Perfetta, e bravo. tutti stanno cadendo. A 360 gradi. Quanti sono usciti? Parassiti.
parassiti. 36. Che si nutriva delle sue energie. Ora, questi parassiti si devono togliere tutti gli apparecchi che hanno messo nel suo corpo eterico. Guarda bene che tutti si raccogliono le loro schifezze. Sì, in più è acceso anche aspiratore. Perfetto. Ora apriamo il buco nero e mandiamo tutti questi furbi nel buco nero a consumarsi per sempre, a distruzione. 3, 2, 1. Sì, fatto. Ora guarda bene che Isa si accende tutte le sue chakre, dalla prima all'ultima, della parte frontale e parte da dietro, tutte le chakre devono funzionare bene. Sì, si è acceso, si è sincronizzato. Non deve essere più nessun intruso esoterico, nessun parassita dentro nel suo campo energetico. Nessuno deve succhiare più la sua energia. Lei adesso come un soldato non dà avvicinarsi a nessuno a lei stessa. Finito ora. Lei ha capito il gioco. Sì. Perfetto. Ora chiedi al marito di Giuseppe, no? Mi sembra. Chiede Sì. al marito integrarsi la pallina di informazione ipnotica e pulirsi il suo corpo come si è fatta Marianne e Isa. Sì, si sta girando attorno a sé. Eliminare il programma dell'architetto, eliminare tutti i contratti globali, controllare bene bene i suoi neuroni, che non c'è nessun parassita che lui sta giocando con i suoi neuroni. Sì. Sta lavorando, lui è alla grande. Ora vediamo la figlia Valentina. Cosa c'è? Perché si è allontanato da madre? Chiede a lei se a lei piace essere in questa situazione. La vita così come fa, le piace? No. E perché lei continua a fare questo? Non riesce a fare passo avanti. Non riesce a liberarsi di questo demone? No, è più forte di lei. Perfetto. Ora dai, integra, chiede se lei vuole aiuto o non ne vuole aiuto. Sì. Chiede integrarsi la informazione, la pallina delle ipnosi. Lei ingoia questa informazione. Lei ha Sì. visto l'ipnosi di Marianne, di Isabella, di Isa, del padre. Ora lei stessa deve togliere, troncare tutti i figli con questo demone, troncare tutti i contratti. Apriamo grande buco nero e lei, Valentina, butta via il demone. Sì, fatto. Ora manda dall'architetto Valentina. Guarda bene il programma che c'era. Che programma ha Valentina? Cosa? Manipolazioni Manipolazione, ok, perfetto. mentali. Manipolazione mentale. Altra cosa? Distruzione familiare, finanziario, anche salute. Perfetto, tutta la gamma. Ora, dile a lei cambiare tutto questo programma dell'architetto, perché lei non è d'accordo e non ne vuole. Cambia, si cambia il programma, che noi non abbiamo tanto tempo, lei deve adesso sbrigarsi, veloce. Si sta facendo.
Ha eliminato i programmi, architetto? Sì. Fatto. In tutte le vite, nelle cose temporali, tutte le vite deve trovare adesso. Eliminare programmi in tutte le sue vite, non solo una vita, questa. Sì, fatto. Timing frame. E anche i contratti globali. Quanti ha contratti globali, Valentina? 104. Oh my God. Come mai che lei si è fatto scrivere, firmare 104? Non si è resa conto. Svegliati, ragazza. Quanta parte subliminale ha? Quanta c'è? Pochissima, 24. vedi? Apri, ora devi svegliarsi. Ok? Apri la tua parte subliminale, apri la tua coscienza. Inizia a lavorare col subconscio. Elimina tutti questi contratti globali. Apriamo grande buco nero. Cosa fa lei? Sì, le butta tutte fuori, dice non ne voglio. Ah, brava, non ne voglio, basta adesso. Butta tutti fuori. Prima entrare in reincarnarsi sulla Terra, prima che qualcuno hanno tolto parte subliminale, torniamo in questo punto. Prima di incarnazione qua, lei non dà più accordo a togliere la sua parte subliminale. 3, 2, 1. Sì. Cosa sta succedendo? Da dove lei arriva? Da che pianeta? Dal sesta dimensione. Perfetto, ok. Prima di reincarnarsi, lei non dà più d'accordo a togliere la sua parte subliminare. E lei deve crescere, deve fare sviluppo di più. Sulla sua parte subliminale. Deve lavorare di più. Ok? E deve imparare a amare. Ha il cuore chiuso. Perché ce l'ha il cuore chiuso e chi ha chiuso il cuore? Il marito. Oh. Marito, allora marito cosa ha? Tanti parassiti astrali. Sì. Chiede marito prendere la pallina informativa dalla sua moglie Valentina. E se vuole essere felice e vivere una buona vita, che si lavora ora. Non ha voluto di prendere, però Valentino l'ha messo per forza in bocca. Mi Brava. Anche ha detto sei calcio nel stanco. sedere poteva dare. Furbo. E cosa fa? Cosa sta facendo? Lui è proprio succubo di parassiti astrali. Sì, ha reso cuore a Valentino. Perfetto, E lei ha bravissima. iniziato a piangere. Valentina? Perfetto, Sì. ora. Bravo. Scuoti, 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 ragazza. Ora scuoti, scuoti, scuoti. Abbraccia la mamma, abbraccia tutta la famiglia. Deve essere felice. Dobbiamo essere felici. Ok? Sì. Distruzione non è nostra vita. Ok? Noi dobbiamo creazione fare, creare, non distruggere, solo creazione. Come Marianne. Ora tutta la famiglia, tutto il cluster di questa famiglia di Isa chiama tutti insieme, tutti si cambiano informazioni delle ipnosi e tutti iniziano a lavorare con le sue parti subliminali. Tutto cluster. Sì.
cosa sta succedendo in famiglia. Mariana ha dato a tutti le palline. Bravo. Ora tutti lavorano. Armonia presente. E l'amore. L'amore è più forte energia che distrugge tutte queste parassite astrali. Amore. Ora ringraziamo Marianna. Isa, cosa c'è da dire, Isa? Isa dice che vorrebbe mettere tutta la famiglia in bolla di amore. Perfetto, allora andate. Brava, ok, bravissima Isa, capito bene. Allora tutta la famiglia, mano per mano, entra nelle bolle, nelle sole dell'amore che abbiamo nel campo eterico, sole dell'amore. Entra tutta la famiglia, mano per mano. Cosa sta succedendo? Come reagiscono tutti? Figli? Tutti i figli entrate, con le loro entrate parti. Sono tutti figli, nipoti, però l'unico che non è entrato è il fratello di Isa e il marito di Valentina. Perché non sono entrati loro? Non riescono ancora, l'energia è troppo alta. Allora, almeno si avvicinano con questo al Sì, sole sono e vicino, però poggiano non le riescono ad mani su. entrare. Perfetto, perché è ancora troppo alta energia. Le mani, poggiano le mani su questo globo dell'amore. Piano Sì. piano le vibrazioni devono entrare nelle loro anime. Devono svegliarsi. Sì, In molto. alto tutto il cuore, in alto il cuore. Avanza, avanza ipnosi e dopo guarda se loro entrano o non entrano in questo Sì, merita entra a bollo. metà. Anche A metà, perfetto. il fratello piano piano entra. Bravissima. Ok. Allora, buona vita a tutti. Buona vita a tutti. Allora, finiamo qui ipnosi, Elino. Adesso conto da 5 a 1. Tu rientri qua, riposata, rigenerata. Noi eliminiamo tutti i residui di questa ipnosi, da me e da te. Apriamo il portale e buttiamo tutti i residui. In poche parole, non c'erano nessun disincarnato vicino a Marianne? Ho dimenticato No, di chiedere. non c'era. Né disincarnate né Né LDL? demoni. No. LDL Non da c'è. Isa, però non da Mariana. Dile a Isa eliminarsi tutti gli LDL anche, buttare via. Luce di entità di luce. Entità di luce, che non serve. Perfetto. Allora, noi eliminiamo residui. Disconnette, Alina, disconnette da tutti i parassiti astrali. Da tutta la gente, tutte le parti subliminali che abbiamo visto in questa ipnosi, disconnette. Ora conto da 5 a 1, tu torni qua. 5. Tuo corpo diventa leggerissimo. 4. Mettiamo anche protezione prima di uscire. 3. Stai tornando qua. 2, 1, apri gli occhi.